è la storia di uno regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare, che lui se ne sbatteva di tutte quelle storie, ma era uno normale e lo doveva fare. Per forza o per piacere, lui lo doveva fare. Allora poi alla fine è tutto come un gioco. L'unica cosa è che si dorme poco. Ci trovi proprio tutti, sono tutti regolari. Tutti sono qualcosa tranne che militari. E i giorni intanto passano e diventano sempre meno. Il grigio si schiarisce, appare l'arcobaleno. Quello che gli rimane è qualche amico regolare, che insieme a lui l'avevano mandato militare. C'han tutti la ragazza, qualcuno c'ha la foto, qualcuno invece grassa. Molte sono inventate, comunque non fa niente, perché comunque sia conta quello che c'ha in mente. E in mente sono belle e sono tutte sante. Di uno regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare. Cadenza! Plotone! Tipsa! E ti! Permette? Prego. Zucchero? Uno, grazie. Anche questa sera non è uscito nessuno. Un vero e proprio sciopero. Mi ha telefonato il sindaco preoccupato. C'è del malumore il paese. Sì, ma non possiamo dare tutti i torti ai nostri ragazzi. Strano paese questo. Prima vogliono vivere sui soldi dei nostri militari, poi chiudono le loro ragazze in casa durante le ore della libera uscita. Mi tornano alla memoria i giorni della mia giovinezza all'Accademia. Ma non si annoieranno i ragazzi a stare sempre chiusi in caserma? Fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta, altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave. Thank you.
Voglio ringraziarvi e leggo l'entusiasmo sui vostri volti e mi rallegro nuovamente nel vedere e nel constatare che siamo raddoppiati dalla volta scorsa. Fermano! Comunque, prima di introdurre gli altri due magnifici poeti, Vasco Rossi, l'altro magnifico poeta, Vasco Rossi, voglio ricordare, rammentare a chi non fosse intervenuto alla precedente conferenza, Leopardi, l'incoscienza, l'umorismo, l'allegria. Tu c'eri l'altra volta? No! Voglio leggere numerosissimi brani per voi che ho scelto. No, uno solo, ma bellissimo. Pieno di poesia, pieno di rimprovero, di provocazione. E lo andrò a leggere per voi a conclusione di questa meravigliosa e istruttiva conferenza. Ma poi ci rivedremo come le star a bere del whisky al Roxy Bar, sedendo e mirando. Bevi la Coca-Cola che ti fa bene, che gioventù vien meno con tutte quelle bollicine. Voglio la ricetta, voglio la ricetta, voglio la ricetta. Silvia, rimembri ancor quel tempo di tua vita mortale? Silvia, lo sai che Luca si buca ancora? Para bailar la bamba, ai ai, ai ai, la bamba. Ed è proprio con queste parole conclusive, questi versi meravigliosi, alla prossima conferenza Disney e Picasso, Uomini e Topi. Capisce niente? Silenzio! Avete esposto le vostre ragioni, bene, adesso bisogna ascoltare anche quelle della nostra, diciamo così, chiamiamola controparte. Do la parola al colonnello Calcaterra e lo ringrazio di aver accettato il nostro invito. Sono io che ringrazio voi per l'invito. Capisco perfettamente che in un'economia che si regge sulla presenza dei militari, la mancata uscita dei soldati è un duro colpo. Ma d'altra parte, contrariamente a quanto chiesto da qualcuno, non possiamo certo obbligarli a uscire e a spendere i loro soldi in un paese che dimostra verso di loro poca cordialità. Ha ragione il colonnello! Zitto, Bredolì, parli così perché non hai figlie. Avete sentito? È vero ed ingiusto. Perché i fatti hanno dimostrato che i nostri ragazzi, tutt'al più, cercano soltanto un po' di innocente compagnia. I fatti può darsi, ma le intenzioni... Ma senta lei, come fa a giudicare le intenzioni? Dal numero dei preservativi che vendo. Ma la smetta! Ma la smetta! Ma finiamola con tutti questi piagnistei. Se vogliono uscire va bene, ma se non vogliono uscire va meglio. Bravo! E basta con tutto questo vittimismo! Signor Sindaco, questi due parlano così perché il mondo, i soldati semplici, non li vuole nel suo locale, li caccia! E i ribelli non ha bisogno di vendere. Così io, a un certo punto, la vendo sta pizzeria. Il problema esposto dal colonnello Calcaterra è giusto! Se vogliamo lavorare con i soldati, dobbiamo dimostrare nei loro confronti una maggiore disponibilità, una maggiore apertura. Bisogna recuperare la loro fiducia. Per fare questo occorre la collaborazione di tutti. Anche voi, mondi e ribelli, dovete collaborare. Il mio è un locale privato e io non permetterò mai a un soldato di metterci piede. Mi scusi, signor Sindaco, ma non sono disposto a tollerare oltre l'atteggiamento di certi personaggi. Mi auguro soltanto che in questa città non siano tanti i tipi come lei, così pieni di arroganza e di ignoranza. Ma colonnello, il Mondi si riferiva esclusivamente alla bassa truppa, ai militari di leva. Portano la mia stessa divisa. Colonnello, non faccia così.
A nome di tutta la cittadinanza le porgo le più sentite scuse. Ma troviamo una soluzione, qualcosa che ci metta tutti d'accordo. Credo sia indispensabile un gesto di buona volontà da parte di tutti. Tutti meno uno. Due. Che non le braghe piene di voi due. Colonnello, prego, si sieda e riprendiamo amichevolmente questa riunione. Insomma, questo caffè arriva o non arriva? Tenente dell'anno. Comandi. Ma le sembra questo il modo di comportarsi al circolo ufficiale? No, ma questi ci mettono 3 ore per fare un caffè. E le sembra un buon motivo? No, ma sa com'è? Ho un calo ipoglicemico, ho la pressione sanguigna, un calo degli zuccheri, delle arterie. Lei che dice? Che le ha tutte lei. Piuttosto, ha provveduto a scegliere i ragazzi da mandare nelle famiglie? Signor sì. Cioè, signor no, l'avrei fatto dopo il caffè. Mi viene meglio. Dell'anno, lei è un ragazzo giovane, furbo, pronto, ma è sempre così indolente. Ma come mai ha fatto l'ufficiale? Adesso le spiego, signor capitano. Mio padre ha un'industria di pellami e un paio d'anni fa le cose non è che andavano benissimo. Allora, per sbaragliare la concorrenza, si è messo in testa di impiantare un allevamento di coccodrilli a Castellammare di Stabia. Ma lei che c'entra? Quello papà mi ha costretto a forza a studiare veterinaria, per stare vicino alle bestie, per controllarne la crescita, per farle prolificare. In confidenza, capitano, a me gli animali mi fanno schifo. Io quando vedo un gatto che mi passa vicino alle gambe mi vengono i brividi. I cani, poi, secondo me, sono tutti stronzi. Lasciamo stare. Si ricordi, però, che la scelta deve essere imparziale. Non tollererò i soliti favoritismi. Che si comportino bene. Abbiamo bisogno di questa riconciliazione. Certamente. Questo caffè glielo posso offrire? Vabbè, prendiamoci questo caffè. Un altro caffè per il signor capitano, su. Mi dispiace, ma la macchinetta del caffè non c'è pressione. E mo come si fa? Riposo, riposo. Grazie. Oh, avete letto tutto il manifesto. Quindi è inutile che mi rimetto a spiegare la situazione, eh? Signor Tenente, scusi, io non ho visto il manifesto. Che cosa vuol dire operazione simpatia? Può spiegarmelo? Certamente, si accomodi. Grazie. Cosa si intende operazione simpatia? A cosa serve? Serve per stabilire un rapporto di amicizia, di simpatia, appunto, tra noi e la città. 50 famiglie si sono offerte volontariamente di invitare a pranzo ciascuna di loro un militare. Tutto qui. Oh, cosa importante, il colonnello Calcaterra ci tiene molto alla riuscita dell'operazione. Quindi, facciamo in fretta a far uscire 50 volontari e non se ne parla più. Qualche obiezione? Signor Tenente, come rappresentante del COBAR parlo a nome di tutti. E dico che questa è una trappola. È una trappola per allocchi. Sì, ci invitano a pranzo la domenica. Benissimo, ma poi? Poi il lunedì ricominciano a trattarci di merda! Silenzio, rotta sassi in culo! Bravo. Agli ordini, signor tenente. Vabbè, si rilassi e mi lasci continuare. Grazie. Io dico solo questo. O facciamo uscire 50 volontari, perché è una missione speciale. Oppure saranno precettati a mio insindacabile giudizio. Ma mi scusi, signor tenente. Questa è prevaricazione. Come ti chiami? Fante Crumiro Antonio, signor tenente. Fante Crumiro Antonio, ma perché sei così fisso? E voi? Perché siete così fissi? Ma come si fa a non capire che ci avete in testa? Dico, entrando in una famiglia, a parte l'occasione di farsi un bel pranzetto e non è cosa da poco, lei è d'accordo con me, signor sergente? Ma lei si trova? Mi trovo, sì. Si trova. Dico, a parte questa occasione, dico, ma una bella guagliona non la trovate? E che fanno? Le nascondono tutte sotto il letto? E non è possibile. Pensateci, rifletteteci. Così pazzo, non capisco. Io non capisco niente. Oh, questi 50 volontari, allora? Io!
Benissimo, benissimo. Possiamo procedere alla rifa. Possiamo procedere, sergente maggiore? Agli ordini, suo tenente. Bravo. Stia rigido e mi controlli la situazione. Li tengo tutti sotto controllo. Bravo. Mi raccomando, tenente, niente trucchi. E Fantemontini, ti sembra che mi metta a fare trucchetti su questa stronzata? Siamo seri, su. Che fa, controlla me? No, controllo la situazione. Primo, Montini Giampiero. Ma vieni via, mostro! Accordettato, hai visto? Secondo, Bertolazzi Mario. E voi, e sei tu! Raccomandato. Sesto, Cardarelli. Dio, il terzo, signor tenente. Sergente maggiore, sesto è il nome di Cardarelli che è terzo. E il sesto chi è? Lei mi farà ammalare di nervi un giorno, sergente maggiore. Controlli la situazione, non pensi, controlli. Quarto, Scibetta Antonio. Signora, permette, sono Montini, Giampiero Montini, tre quarti di sangue reale. Che classe. Attaccanti, Lorenzo Scarafoni, Angelo Terracenere, Corrado Urbano. Che ha fatto il Bari l'altra domenica? Ha pareggiato. Senti, Serra, ho visto che a te ti è capitata gente ricca. Una famiglia di marchesi. A me, invece, una famiglia di sorelle. A me, ci vuoi? Magari sono pensionate. Poveracce. Morte di fame. E non ho capito, le morte di fame le vuoi dare a me? A te piacciono le donne. A me piacciono le donne, non le pensionate. Dai, Serra! Chissà come si mangia bene dai marchesi. Io ho 22 anni e ancora non ho mai assaggiato la maionese. È un'ingiustizia, no? De Zan, sorelle Brachetti, faccio tutte le tue corvée del prossimo mese. Hm? Giura? Mi possa morire mio padre, mia madre, mia sorella, la scimmia e il lama. Vabbè, aggiudicato. Yuhu! Oh! Il marchese. Ah! Ha due punte di puntarella. Una cosa incredibile. L'hai super green, distrugge in pochi minuti. Oh, oh, oh! E ogni deposito di calcare. Bertolazzi, Bertolazzi! Fatta rovinare smalti, ceramiche, porcellane. C'è stata donna tua, l'ideale. Sto tenendo. Per i vostri clienti. Ma quale donna mia, dai? Ma, la donna tua, mai detto te? Te la sei fatta al bagno, eh? E bravo Bertolacci, che non ci dici niente, Le sniaccheratine si dicono agli amici. E senza trascurare i particolari. Ma è davvero così buono? Mentre vi fate un bel bagno caldo, fresh. Ma non la conosco nemmeno, ma chi l'ha mai vista? Dai, andiamo. Bertolacci, le possibilità sono tre. O che hai detto una minchiata a Cardarelli, o vuoi tenere nascosta la cosa. E la terza? Che sei stronzo. Ah, andiamo, Ben Rocco, io sono arrivato. Pure io. Voglio la licenza! Voglio la licenza! Voglio la licenza! Viene caduto! Viene caduto! Ma la corna da mamma! Andiamo con questi fiori, ragazzi!
Sì. Oh, l'abbiamo vista dalla finestra, allora sono corsa subito ad aprirle. Amelia Braghesti. Oh, Gabriele. Gabriele Serra dell'Operazione Simpatia. Oh, prego. Cecilia. Cecilia Braghetti. Gabriele Serra dell'Operazione Simpatia. Tenga, questi sono per lei, signora. Signorina, prego. Oh, mi scusi. Gabriele, prego, accomodati. Ci diamo del tu, naturalmente. Sì, sì. Certo, signorina. Oh, ma io sono Anna Braghetti. Anna Braghetti. Oh, Gabriele Serra dell'Operazione Simpatia. Piacere. Io sono Adelaide Braghetti. Gabriele Serra, sempre dell'Operazione Simpatia. Piacere. Ce ne sono delle altre? No, bastiamo noi. Ha una fresca bellezza. Ha una dolce simpatia. Ha un'amabile freschezza. Ha una dolce semplicità. Sua figura è merda. Il campanello dalla scossa ha ammazzato qualcuno. Beh, sei guasto, poveretto. Mi dispiace. Oh, io mica per niente, so pure volontario. Ah, ti sei soldato. Cardarelli Sesto, dell'Operazione Simpatia. Piacere. Mi chiamo Francesco Casanova. E questa che sei Nina, la mia sposa. Piacere, questi sono per lei. Che belli! Su, dai, entra! Devo! Si accomodi! Venga, ti accomodi! Che pensiero gentile, grazie! Questo campanello è maledetto! È come un terminallotto! Una volta funziona e una no! Ma un elettricista in questo paese l'avrà non vent'anni, no? Lo stiamo aspettando da un giorno all'altro! Comunque, prima che qualcuno ci rimanga attaccato, se permettete, gli do l'occhiata io, L'anima santa! Siete anche un bel giovanotto! Ma dopo se magna? Se magna! Dai su, demonina! Che l'esercito che ha fame deve preparare! Però si dovrà accontentare di un pranzo freddo! Perché si è rotto il fornello del gas e il tecnico verrà da un giorno all'altro. Pure fornello, eh? Vabbè, mo do un'occhiata al campanello e dopo vedo che si può fare per il fornello, Che bravo ragazzo! Devo. Ma pure stavolta. Quanto sei bella, Roma. Quando sera danza la casa del cupolone Non che posso credere. Non che posso credere ancora. Entra. Senta signora, io mi chiamo il Fante Reginald di Tosto. Sono venuto qua per operazione simpatia, ma mi sa che ho sbagliato casa. No, sbaglia indirizzo.
cosa è successo tutto così all'improvviso? Oh, cuore, toccati. Vai, vai, scusa un attimo. Pronto. Ti ringrazio per avermi chiamato. Ma no, non ce l'aspettavamo proprio, è stato un fulmine a ciel sereno. Non era neanche accorto, povero papà. Si è messo davanti alla televisione, ha fatto tempo a dire che mangio gli oggi che mi cambia il canale. Ed è morto proprio mentre ballava la Buccarini. Ma no, sì, la zia Giovanna. Condoglianze, dov'è? Sta lì giù. Vieni con me, figlio. No, non preoccuparti. Devo lasciare, se arriva padre Giovanni, ciao. Non importa, un vero cristiano deve saper fare tutto. E Dio, mi sento male. Voglio uscire a tua madre. Allora, Fante Bertolazzi. Caporale. Caporale Bertolazzi, sei rimasto senza parole. Ma lei è la... Lei è... La tua amante? Non è quello che stai dicendo da un po' di tempo a questa parte in giro? No, gli amici mi chiedono, dice, ma quella è la stazione che faceva uguale a... No, ma che io poi vado via. No. Diciamo che io voglio dare un contributo all'operazione Simpatia. E allora, sì, ho mosso un po' di amici e volevo conoscerti tu. E diciamo anche che sei carino, no? Normale. Bene, normale. Che vuoi fare? Vuoi rimanere sulla porta o vuoi entrare? Entra. Non vuoi entrare? Non ce la faccio, sono troppo imbrazzato. Non... Come? Imbrazzato? No, ho detto imbrazzato, sì. Imbarazzato, imbarazzato. Ma sei imbarazzato, non ti preoccupare. Vieni, adesso ti metti tranquillo, ti siedi. Io non sono arrabbiata con te. E poi puoi anche darmi del tu, no? Fante Bertolazzi. Caporale. Caporale, sì. Beh, allora... Chiamami puro Mario. Puro come? No, se mi chiami semplicemente Mario è meglio. Ah, va bene Mario. Allora Mario ti preparo un cocktail, che dici? Sì. Così preferisci un cocktail che ti tira su o un cocktail che ti rilassa un po', eh? Forse meglio tira su, eh? Tira su, va bene. Floret odoratis terra benigna rosis, a chiuvenum series teneris. Immixtas poetis. Ma allora tu conosci il mio poeta preferito, Tibullo? Sì, ho fatto la tesi di laurea sulle sue elegie. Fantastico, sei laureata quindi? Sì, e ti sembra una cosa poi tanto strana che io sia laureata? No, anzi, solo che dico, come mai non fai... L'assistente universitaria, la professoressa in una scuola di provincia, oppure la supplente qui, ecco, la supplente alla scuola media di Castelvecchio. Sono tutte cose che mi sarebbe molto piaciuto fare, però sai, per una ragazza come me, senza appoggi, senza appoggi. Ma dici conosci un sacco di gente importante? Adesso che sono diventata una top model e una star dei consigli per la regia.
dovresti essere contenta. Sì, contenta. Contenta, ma senza grandi, diciamo, soddisfazioni, come le chiami tu. Sì, soddisfazioni, però... Dico, sei bella, sei brava, sì. E anche in televisione ti abbiamo visto. Vedrai che dopo il Super Green... Farò la pubblicità per il pesce surgelato, bella carriera, eh? Vabbè, ma adesso non parliamo di me. Parliamo di te, no? Preferisci fare qualcosa di particolare? No, beh, ti sembrerà strano, ma io vorrei... Vorresti? Ecco. Cioè, avrei tanta voglia di... Di? No, no, non quello che pensi tu. No. No, io, per carità, con te mai. No. No, con te. Perché mai? Però, ecco, una voglia di fare un bagno caldo nella vasca, come fai tu nello schiosk, nello spot, con la schiuma, le bolle. Sai, in caserma solo docce fredde. Buongiorno signore, buongiorno, sono il fante Mirko De Zan, per l'operazione simpatia. Prego, si accomodi. Scusi, le dispiacerebbe lasciare la porta accostata per cortesia? Grazie. Prego, si accomodi. Benvenuto, cara. Sono Yolanda Bando Ferrini. Mirko De Zan. Signora Marchesa, sì? Mi sono permesso di portare con me la mia famiglia. Sa, sono venuti a trovarmi da molto lontano e non ho avuto il cuore di lasciarli in mezzo a una strada. Oh, ma certo, certo, cara. Hai fatto bene. La nostra è una casa ospitale. Grazie, signora. Mio padre. Due. Mia madre. Tre. E mia sorella. Quattro. E questo è il mio piccolo fratello. Giovanni, avverti in cucina. Fai aggiungere quattro coperti. Sì, signora Marchesa. Che sarebbe? È il ramo asiatico della famiglia. Ah, certo, certo, caro. Prego, accomodati. Giovanni, cinque. Prego. Casamondi, ragazzi, fatemi gli auguri. In bocca al lupo, Montene. Dammi i fiori, Rocco. Allora, noi via Tony Tony. Siamo arrivati. Buongiorno. Buongiorno. Guarda che si vede, il razzista. Provocatore. Vede com'è strana la vita? Lei un giorno mi butta fuori dal suo locale. Un pomeriggio mi invita a pranzo. Guardi che se dipendesse da me... Maurizio, dica dai a tuo parole al sindaco. La prego, si accomodi. Grazie. Vede, le donne sono sempre migliori. Queste sono per lei. Grazie, sono splendidi. Venga, venga. Complimenti per la casa, signora. È molto bella, è arredata con gusto. Grazie, mi fa piacere. Voi siete i benvenuti in questa casa. Le piace il coniglio alla cacciatora? Ah, a me moltissimo. Ne vado pazzo. Mia madre me lo fa sempre. Bene, allora speriamo di essere all'altezza del ricordo. Non ti fatto pure un maccarone falete? No, veramente io avevo pensato ad un antipastino, così per tenerci leggeri.
Io veramente mi volevo tenere pesante. E non ci faccia caso, signora, Rocco scherza sempre. E piuttosto vedo due posti in più. Chi c'è oltre a noi? Ci sono le mie due figliole. Ah, le figliole? Sì. E come si chiamano? Si chiamano Serena e Selvaggia. Sono tanto contenti anche loro perché gli piacciono i bei soldatini. Serena. Selvaggia. Selvaggia. Serena. Serena. Allora, se vi volete accomodare, io vado a chiamarle. Scusate, signora. Dove si siede generalmente, Selvaggia? Lì. Io mi metto qui. E Serena invece? Si siede qui. Io mi ci metto sopra. Va bene, vado a chiamarle. Ah, sai, c'è questa canzone? È una canzone propiziatoria, Rocco. Ce l'abbiamo fatta. Sì, però bisogna allontanare la madre. Troverò un escamotaggio. Ecco, questa è Selvaggia. Su, cara, saluta. Ciao. Lo specchio è un pecciolino. Uè, Selvaggia, quanti anni hai? 8. Devi dimostrarvi 7, ti mantieni bene. E Serena quanti anni ha, signora? Serena ha 18 mesi. Anzi, se mi dà una mano a imboccarla a tavola, visto che siete seduti vicino, mi fa un favore. Dov'è il bagno? È da quella parte. L'amore è lo spazio e il tempo resi sensibili al cuore. Temo i tuoi baci, ma tu non devi temere i miei. Shelley. Come hai detto che si chiama? Shelley. Shelley? Mi piace questo. Il poeta che ha scritto la canzone? Sì. Non lo sapevate che la gente nasconde l'amore come se fosse un fiore troppo prezioso per essere colto? Lo dice Butti. Essendo schiavo vostro, cos'altro mi compete che il servir l'ora e il tempo del vostro desiderio? Shakespeare! Il paesaggio di Gaddafi. Questo è bello. Sì. Andiamo di riva, poi sì. Dai, Gabriele. La femmina gli è come mir. Mir? Cosa? Mir. Il vino. Ah, il vino! Il vino! Il vino! E poi? La femmina è come mir. Tu la chiami? Le piace, è bella, te la vive e ti si imbriaca. Gabriele Serra, poeta barese. Oh, che bella, che bravo Gabriele! Che poeta, che un poeta! Ma a voi vi chiamano Casanova Perine, così? No, Casanova che è il nome della mia famiglia e mi sono veneziano. Sì, ma Casanova nel senso che da giovane gli dava giù. Beh, poveretto mio, facevo quel che potevo, ecco. Ah, chi è? E che cos'è? Non ce lo so manco io, è avanzato, che ne so. Certo che se non era per me andava davanti a fare la vita da pipistrelli, eh. Oh, Maria Vergine, la luce! La luce! La luce! Nina! 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 Mi avete guardato! Oh, che bello, quanta luce! C'è il sole! Sì, sì. Maria Vergine, è un miracolo! Anche il fornello funziona benissimo! Ma chi? Ti ha mandato il signore? No, mi ha mandato il colonnello. A tavola, dentro. Beh, tavola. Che... S'accomodi.
C'ho una fame che mi mangerebbe di tutto. Guarda qui, guarda! Che macello! Ma ti anche proprio la sedia rotta! Porco! Vabbè, vabbè, buono, eh? Mo mangiamo e dopo pensiamo alle sedie. L'eterno riposo dona lui, oh Signore. Risplenda su di lui la luce eterna e riposi in pace. Amen. Requiem eterna dona eis Domini, enus perpetua luce a tei. Requiem scatti in pace. Amen. Condoglianze, chi se lo sarebbe mai aspettato? Cosa è successo? Sono davanti alla televisione, ho fatto il tempo che mi vuoi, e chi mi cade il canale? È morto mentre parlava con Chiarini! Il mio collega è andato a parcheggiare il carro da morto. Mi dia la mano lei, per favore. Tutto bene, caporale? Non potrebbe andare meglio. Come potrebbe andare ancora molto, ma molto meglio? Ti è caduto accidentalmente l'asciugamano? Caporale! Sì. Stai affondando! Sì, scivolo! Piano! Ma no, non volevo questa... Che tu... Perché no? Così non dovrai più dire bugie ai tuoi amici, no? Già, non ci avevo mica pensato a questo fatto. Bravo. Quel giorno, Carlo ma molto stanco per il lungo cammino, e il mio avo gli offrì una coppa di freschissima acqua di sorgente che lo ristorò nel corpo e nello spirito. Questa acqua è della stessa sorgente. Ma dico sciocole, ma dico, se Carlo Magno avesse bevuto un'ombra di vino, ma si sarebbe sentito molto meglio. Porca miseria! Non è vero, eh? Ringraziamo il Signore per il cibo che oggi ci offre. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Il Signore sia lodato. Veramente leggero questo brodo, delicato. È di pollo? Di pulcino. C'est un potage de légumes, sans légumes. Assolutamente vegetale. Questa dobbiamo mangiare noi a cammello? Ah, noi non abbiamo cammelli. Allah, Allah. Pomme de terre, nature. Direttamente dal nostro orto. È l'invidia del paese. Per tradizione, i marchesi Bandoferini mangiano solo prodotti delle loro terre. Da secoli noi non compriamo rien de rien.
nostro orto è concimato dal nostro Giovanni. Qui si rischia di non mangiar brisa. Cerca di inventare qualche cosa. Questi sono più affamati di noi. Anche le fanciulle mica scherzano. Appunto, dico. Se la signora Marchesa e il signor Marchese permettono, un attimino. Va a cambiare l'acqua all'olive, insomma, ecco. No, non abbiamo olive. Non ce ne sono olive. Non le ha raccolte nessuno quest'anno. Carino qui, eh? Sì, sì. Certo, quel dipinto gli è un po' rosta, però a casa sua ci sta bene. Senta, giovanotto, se lei sta qui è soltanto perché io non ho potuto dire di no al sindaco. Quindi adesso lei mangia in fretta e si toglie dalle palle, eh? Eleonore, pronto? Guardi che io in fretta non posso mangiare, perché ho problemi di digestione e mi si blocca tutto qui, va bene? Stronzetto. Mi fate posto? Oh, ma questa è pasta e fagioli. Indovinato, mi dia la scodella. Oh, ma ti sei diventato matto? Un soldato può anche servirsi da solo, no? No, signora, mi scusi, ma il pazzo sono io. Sono io che ho creduto di poter trovare in questa casa un po' di calore umano. Mi ha fatto male. Non la tocchi! Gliela consumo mica! Fuori di qui! Senta, io sono il marchese Lorenzo Maria Giampiero Montini e la mia famiglia esiste fin dal 1100 ed è anche citata nella Divina Commedia. A noi non ci ha mai messo alla porta nessuno, mai! Anzi, siamo usciti sempre noi sbattendo la porta. E non lo faccio qui per non mancare di rispetto alla signora. Non si incomodi, conosco la strada. Ah, fine dell'operazione antipatia. Fuori! Se passai 10 anni, capito? 10 anni! Sì, sì, 10 anni, 10 anni. E intanto tu appena vedi una divisa, scodinzela ancora come una cagna in calore, no? Non ti permetto di trattarmi così, non te lo permetto! Io mi permetto quello che mi pare e piace, mettitelo bene in testa! Beh, me ne vado, va. Se qualcuno mi cerca, io sono al locale. Io mi sono dimenticato il basco. Il venia, si accomodi. Grazie. Ce l'ha messa la pancetta. Cosa? Dico, nella zuppa ce l'ha messa la pancetta. È la pancetta che valorizza. Con la pancetta la zuppa è perfetta. Io ga trovar so basco. Ah. Sì, sì. Posso assaggiare? Prego. È fatta proprio a mestiere. Senta, senta, assaggi. Anche fredda è buona. No, no, grazie. Casomai ci manca un po' di pepe. Come? Tenga, ci manca un po' di pepe, forse. Sì, effettivamente manca un fia di pepe. Eh beh, se ci fosse il pepe sarebbe l'apoteosi. Vado a prenderlo. Grazie.
Gabriele, provati questo. Così se ti va bene ti fai pubblicità in caserma. Che tappaline ne mettiamo? Ti togliamo la percentuale. La manica. Il braccio. E non trovi il punto. Dove vai? Vieni qui. Il braccio. No, ma no. Ma forse è un po' grande. Mettiamo no, no, qui. No, no, via, no, via. Mettiamo qui le mani. Mettiamo questo che c'è meglio per tu. E perché se ne ride? Ti muta a noi di lama! Ma il caserma fa freddo! Oh, povero! Ma noi ti ringraziamo noi! Oh, urca! Accidenti! Questa sì che sei sicura, Mica stanno a giocare ai soldatini, quando una cosa si fa, si fa. Tiè. Che è? Sono avanzati. Ah, capisci? Tiè, guarda che roba. Questa mica la sedia, Tiè. Questa è un monumento. Dove stanno le altre? Una che sei altre. Sto finito. Sì. Prenditi una bella tazza di caffè, con tutto sto lavoro. Mica lavora, signor. Io che le mani me ci diverto. Quanto zucchero? No, senza niente. A me mi piace amaro. Va. Eccola, va. È troppo lungo. Provi a levarmi le scarpe. Mi vuoi dare un ultimo bacio? Scorzetta di limone bollito. E a che cosa serve? Per digerire. Per digerire che cosa? Signora Marchesa. Signor Marchese. Signorine Marchesine. Questo è un omaggio che viene direttamente dalla nostra caserma. Dell'ospitalità, signori! Ma insomma, adesso si mangia veramente! Palidina, anche lei si abbuffi, forza! Suor Marchese, anche lei, favorisca, via! Se è dommage avere già pranzato, ma tanto per gradire. Signor, ho fame. Affettami un po' di salame. No. Quando
bella Roma, quanto sei bella Roma, prima sera. Per te verete serve, per te verete serve da cintura. San Pietro al Campo, sei bello, no? No, io da lettiera. È bello! Bello, eh? Oh, mi hai avanzato un po' di vernice. Peccato, ora che il soffitto sembra nuovo, le pareti sembrano più vecchie. Se preoccupi, signor, il Cardarelli mica ve lascia a pizza e figli. Se deve fare una cosa, la finisce. Sì, ma questo poco di vernice che è rimasta non basta mica. Se preoccupi, la vernice si rimedia, non è quello il problema. Il problema è se mi posso dare una lavata. Beh, se ti riesce. Che sei il rubinetto del bagno che è un pochino spalato. Pure il rubinetto, eh? Eh già. Dove sta? Vieni. No, no, basta. Non che faccio più. Mi non sono mica abituata a bere tutto sto vino. Lo sa come si dice dalle mie parti? Eh? No. Barbera la sera. Barolo da solo. Sì. Frascati beati e Chianti per gli amati. Sai, come ti dicevo, mio marito soffre di una gelosia asfissiante. C'è forse almeno una ragione. Prima di sposarmi sono stata con un militare, ma non c'è stato niente, poco più di un'amicizia. Ma lui me l'ha sempre rinfacciato. E con questa scusa mi tiene sempre qui tappata in casa come una carcerata a vita. Così sono qui ad aspettarlo. Te l'ho detto. Quello è un uomo che va tradito in tutti i modi. È una cosa naturale. Ma sì. Che musica ti piace? Beh, dipende dai che ci si fa sopra. Sono i punti del mondo. Sì, volentieri. Come sei bello. Grazie. L'amore non è tal, mi sono innamorato di una novantenne. Alla dentiera è, la notte mi sorride dal bicchiere. Non ha capelli ma mi specchio sul suo cranio novantenne. Cammina col girello, però con lei l'amore è veramente bello. Ecco se mi sono arruolato. La mia è una storia triste, selvaggia, molto triste. Per quello che mi chiedevi prima, ed io non posso fidanzarmi con te. Io sono già fidanzato, sto con Gisella. Pensa se quella venisse a sapere che sto ballando con te, mi ucciderebbe. Rocco è libero. Vallo a chiedere a Rocco, dai. Sei orrendo. Ma guarda quello là. E quel figlio e bottana di Montini. Con una donna sta e noi giochiamo coi bambini. Ma quella la conosco, è la ragazza di quel cui nudo del mondo. E ora che facciamo? Dammi un bacio, scioccone. Ti offro un brandy. Ma se cazzolo! Scusami. Beh, non importa. Se tu mi hai dato uno schiaffo, vuol dire che ti sono indifferente. C'è la mia marita. Allora, che si fa? Eleonoruccia! La finestra! O che mi vuoi buttare di sotto? Dai, c'è il cornicione, coraggio! Sì, amore! Ah, grazie. Mm.
la faccio passare per il cornicione! Baldini! A te tu che cazzo si abbaccia! Grazie, amore. Quanto sono belle. Sciocchezze, sciocchezze. Senti, Eleonora, vieni qui. Dimmi. Ma tu mi perdoni, eh? Mi sono comportato come una bestia, vero? Ti perdono. Ma sì, Maurizio, tutte le volte così. Ti fai toscenate vergognose, ti te penti, mi te perdono e poi ti riscominci di nuovo. Eleonora, te lo giuro, questa è l'ultima volta. Guarda che se non mi perdoni mi butto dalla finestra. No, no, ti perdono, Gigi, non mi baciami, baciami, sì. È che la tua pelle mi fa impazzire, io sono il tuo schiavo. Sì, vita della mia vita. Sì, amore, no, no, non qui però. E dove? Sotto la doccia, per le scale, eh? Maurizio, non ricominciare con le tue follie erotiche. Andiamo te in camera da letto. Sì. Dai. Sì. Eleonora. Dimmi. Nel boudoir. Sì. Chiami tu un orologio, allora. Pronto? Dammi l'ufficiale di picchetto. Sono il fante Scibetta Antonio. Non era la prima volta che andavo in Spagna, ma in quell'occasione ballai anche a flamenco. Voglio scusarmi. Capitano, tenente, c'è un contrattempo. Signorina? A più tardi, cara. Signore? Una telefonata ci ha avvertito che un fante della vostra compagnia, un tale Montini, è salito su un cornicione e minaccia di buttarsi di sotto. Montini? E chi ha telefonato? Il fante Scibetta. Ah. Perché? Non è degno di fede? No, dico, anzi, è uno dei nostri uomini più seri. Allora agite immediatamente. Certo. Se mi permette, signor colonnello, proporrei di portare con noi anche Don Castelli. D'accordo, ma mi raccomando. Agite con la massima discrezione. Agli ordini. Mi scusi, signor sindaco, ma la caserma non dorme mai. Neanche durante l'operazione simpatia. Niente di grave, spero. No, 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 solo una piccola complicazione, nulla di importante. Il capitano Canicchi e il tenente Dell'Anno si scusano per la loro assenza. Cara signorina, lei dovrà abituarsi. Un ufficiale non è mai totalmente libero. Già, comincio ad accorgermene. Andiamo, correre! Scendere l'ECM! Signor capitano, che c'è il fante Montini. Fante Montini! Montini! Montini, fermati! È un ordine! Non fare pazzie! Andiamo, tenente! Avanti con questo calone! Più forza, avanti! Ma che vuol fare quel disgraziato? Si vuole suicidare! Ma così? Montini, sbrigatevi! Avanti, avanti di corsa! Sotto qua, sotto qua! Sotto qua! Aprite adesso, aprite! Fermati! Stai calmo! Cappellano, che succede? C'è un militare che si sta buttato al cornicione, che succede? Il dramma sta succedendo qua. Ma dove state? Là, hai detto? Là, là. Tu sei una puttana. Ai. Una puttana. Ai, mi fai male. Anche lo scandalo, eh? Ti giuro che non è successo niente. Zitta, zitta. Ai. Zitta. Sante zifferine della campana, guarda qua che guai. Cappellano, reverendo. No, no, cappellano.
Ah, va bene, una volta che ci hai preso. Scusa, noi... ma sai che devo andare qua? Eravamo a cena. Che per c'era? C'era delle beffe, che ce n'era? No, per l'operazione simpatia. Ho capito, fammi passare. Noi stavamo tranquillamente parlando e cenando, quando il milite urlante improvvisamente si scagliava contro il cornicione urlando. Sì. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Sì, vabbè. Non ce la faccio più! Manco io! Me lasci sto braccio, me lo stai a stuccare, me lo stai! Levati! Poi niente, tutto spettoriato alla finestra! La gente che passa, che te guarda, le coprite! Scandale su scandale stai a fare! Capito, levati! Con te facciamo i conti dopo, eh? Così mi paghi. Questa è quella di 10 anni fa! Ma quel povero ragazzo era in pigala de fura! Ma che povero ragazzo che potesse cadere! Ma tu stai? Sono qua, padre. Oddio! Figlio mio, ma perché la vuoi fare finita? La vita è tanto bella. Ma che me lo dici a me? Sono io che glielo dico a lei, che facendosi prete ha rinunciato ai piaceri della vita. Allora non ti vai buttare? Io? Non ci ho appena cominciato. E allora che stai a fare? Rientra, cretino! Non posso, padre. Perché non puoi? Senta, se gli dico una cosa, promette di mantenere il segreto. Come se stessimo a confessare. Aspetta che faccio pure il segno della croce, così è una cosa proprio fatta bene. Vai, parlami, dimmi, che vuoi? Vede, io stavo per commettere atti impuri con la signora quando è rientrato il marito. Oddio! Non l'hai fatti, però? No. Ecco, meno male. Non ci sono riuscito, purtroppo. Vabbè, senti, fammi una cosa. Manteniamo la tesi del suicidio, così la gente non sanna niente, evitiamo lo scandalo e via. Mo, buttati, vai tranquillo. Ok, Grullo. Chi? Lei! E nemmeno di una parolaccia, mi sa. Come so Grullo? Che ci vuole? Ci sta il telone, ci sta! Io mi butto. Ma come non ti butti? È facilissimo, che ci vuole? Ti dico buttati, dall'ordine, forza, cammina! Ma come hanno fatto? Quando mi sono buttato la prima volta, perché pure io ero paracadutista. Oh, senta, io sono un fanto, sono mio paracadutista. C'è la miseria, ma sei proprio tosto. Ma che stai a farla? Ormai ho tempo, che stai a farla? Avanti. Che ci vuole? È facilissimo. Ti chiudi l'occhio, ti tappi le orecchie, dici un bada, un avro, un gloria, chiudi l'occhio e vai giù. È facile un par di coglioni. Mentite parolacce, mentite! Senti, fammi una cosa, vieni qua, avvicinati un momentino. Facciamo come hanno fatto a me la prima volta che mi sono buttato col paracadute. E come hanno fatto? Facilissimo, così. Ah, mare, mare. Montini, Montini, che cosa ha combinato? Venga qua, io la mando a Peschiera, sa. Si vergogni, questa me la paga. Uè, Montini, sta passando il tuo funerale. Ha visto il Reginaldi che non ha capito come andare ad aprirti, sta piangendo. Ma sul proprio cazzone, sta americana. Montini, ma che aspetto fa a vedere il proprio funerale da vivo? Beh, l'effetto è palese. Cioè? Mi gratta e vi manda a quel paese, no? Con l'aria spavalda.